Lo dico sempre ai miei ragazzi, volete incidere in questa società oppure volete fare i servitori? Perché se non saprete incidere, beh, allora dovrete servire. La storia insegna. Vede, nel mondo della comunicazione, una nuova tecnologia non aggiunge né sottrae nulla, è che cambia tutto. E la scuola questo non lo può ignorare. La scuola è un servizio che si evolve per come si evolvono i bisogni da soddisfare. Conosci questo dipinto? Sì, Di Manet? Ti sì. ricordi il suo dipinto? Allora, È l'ottica dei metodi con cui viene impartito l'insegnamento che è da rivedere. Da rivedere e da riprogettare, ha detto. questi signori ci devono dire con chiarezza che tipo di studente si vuole formare nella scuola pubblica. Una cosa è certa, non si vuole una formazione che li aiuti a superare le loro fragilità e a muoversi consapevolmente in questa società che tutti fatichiamo a capire. Sì, siamo smarriti, disorientati da una tecnologia invadente che non aiuta a crescere, a diventare adulti. Sarà una scuola che non vuole uno studente con un pensiero autonomo, ma uno studente flessibile, succube del potere e adattabile alle esigenze di mercato. Avete 3 ore di tempo a partire da questo momento. Buon lavoro. Arturi, vai al mio posto, per favore. Prof, perché proprio io? Perché così ti posso controllare meglio. Eppur si muove. Eppur. Una volta. Che cosa sai? Me niente, ma me lo immagino. Odi et amo. Ti odio e ti amo nello stesso tempo. Cutillo. Catullo, Dante. Catullo. Dante. Cosa dice quella rettangolare? Come una rettangolare? Mi hanno detto, prendi questo circolare e portalo in tutte le terze. Si vede che nella confusione mi hanno dato una rettangolare. Suonato com'è? Quello adesso va nei matti. Hai visto? Chi? Chissà chi, quello bello da bestia.
Ancora no. Ti piace quello? È un tipo tosto, mi acchiappa. Col te fa? Ha tutto il mio interesse. Dici a me? Che a te, di? Mi sembrava. Oh, bravo, ti sembrava. Anche quello è blì. Ma cosa dici? È un povero sfigato, non vedi? Rimbalza. E una madonna si rifici. Allora? È che sono confusa, perplessa. Per questo ragazzo? Certo. Perché altrimenti? Sei uscita con lui? 2 volte. Mi ha già chiesto di aprirmi. Col Tadmandet? Di aprirmi, di fare all'amore, come dite voi? Anche a te. Perché? L'ho chiesto anche a te. Ma cosa dici? Ma me lo berconcinchi, ma per... Sarà tosto anche come dici te, mole anche un bel sfaccetto. Quanti anni hai? 17. A me hanno detto 16. Evapora! Hai lasciato il bagno pulito? Poi vado a vedere. E se non è come dico io, te d'admenti, impera piscetta il pappagallo. E te cosa hai fatto? Lascia perdere. Una sfiga che non ti dico. Quando le cose non vanno come le pensate, lasci sempre sfigherti. Studia quante ore, sai che è la sfiga? Cosa c'è da predicare? Dicevo che bisogna studiare. Piangere dopo non salva niente. Sarà meglio che vai a pulire la vetrata del tuo reparto, perché così come l'hai lasciata, la fa schif ben. No, signora. La vetrata è pulita e come? Ho sfregato fino adesso. Allora non sai sfregare. È pulita solo a metà. È pulita come dice la legge. La legge dice che un bidet lampone un tè sulla naschera. Quindi, coi piedi in terra e i braccia tutt'altro, io arrivo fino a 1.5 metri. E fino a lì è pulito. Se vogliono che la vetrata sia pulita fino in cima, gli chiamano l'impresa delle pulizie. Chiaro? Capito. E te lascia perdere. Andrà meglio un'altra volta. Dov'è la tua morosa? Quale? George Clooney. Non sei neanche un granché. Allora? Me dici chi la iesta giamblena? Più so, e più so di non sapere.
Eh già, proprio così. Anche te hai sentito questo discorso. È la filosofia di Socrate. Quello girava, girava. Socrate è uno dei più importanti filosofi del forse del V secolo avanti Cristo. Certo che per essere davanti a Cristo l'era importante arriva. Più so di non sapere. Ma se sapeva di non sapere, allora sapeva. Cos'è questa? Una circolare o una rettangolare? Ma da un punto di vista geometrico direi una rettangolare. Anche per te? Niente. Bisogna che studio la situazione. Te cosa hai risposto? Ancora niente, ma le mie amiche lo hanno già fatto tutte. Aperte? E te non puoi rimanere indietro. Ma voi, cosa credete che a fare l'amore sia come fare la ricreazione? L'amore è riflessione, rispetto e spesso sacrificio. Pulsate ancora di borotalco e non vede l'ora da feidare. Pensa bene quello che fai. E se insiste, lo fai aspettare. E se mi sbrocca? Se te sbrocca è meglio, visto che non ha nessun rispetto. Mi vuole aprire. Così, una scatoletta. Qui è tutto consentito. Occorre far soldi presto, e come non importa. E invece qui di amore per lo studio, di onestà, di senso di sacrificio, non ne parla più nessuno. Come può pensare che la scuola da sola possa far fronte a questa situazione? I figli sono figli. È umano che i genitori li difendano. Sì, sì, difendiamoli pure. Ormai sono talmente protetti che da soli non riescono più nemmeno a respirare. La verità, cara signora, è che è sempre più difficile dialogare. Esistono sempre meno povertà materiali, ma ci sono altre povertà. Sono poveri dentro. Cosa vuole insinuare? Che le famiglie che io possa consigliare male o in qualche modo ostacolare la crescita di mia figlia? Mi scusi se insisto, ma qui occorre intendersi. I consigli dei genitori debbono servire a soddisfare le esigenze di crescita dei propri figli, non a soddisfare le proprie ansie. Quelle madri che affermano di essere amiche dei propri figli sbagliano. Vede, i ruoli debbono essere rispettati. I figli hanno sicuramente bisogno degli amici, ma soprattutto hanno bisogno dei genitori. Pertanto, cara signora, una madre deve fare la madre, non l'amica. Ecco il 112. Dobbiamo fare l'esperienza. Ma te lo sai che le esperienze lasciano i segni, eh? Ai miei tempi gli uomini dovevano aspettare. Gli facevamo sentire l'odore della scatoletta. E dopo, molto dopo, alla fine mi aprì. Questo è vero. Con noi arrivano prima e ci fregano subito. Con voi non arrivavano mai, ma vi hanno fregato dopo, che è ancora peggio. Thank you.
quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuol esser lieto sia, del diman non v'è certezza. Finalmente l'ha saputa memoria, lo so, finalmente. Quante? Prof. Ma che cosa sta facendo? No, niente. Sono contento. Quante bella giovinezza che si fugge tuttavia. Senta, Dante, che cosa dice quella circolare? Una circolare? Ha detto una circolare? I pensieri